Dopo il passaggio pasquale del Signore dalla morte alla vita, dopo il vento impetuoso e il fuoco avvolgente dello spirito di Pentecoste, giunge un momento particolare della liturgia dopo Pentecoste che ci invita a sostare in compagnia di un Dio che tutto si è ormai rivelato e tutto si è donato, corpo e sangue, come diremo in occasione della prossima solennità del Corpus Domini. Diciamo Santissima Trinità, ma cosa ci dicono queste parole di Dio, del suo volto? Nella scrittura troviamo tante espressioni che evidenziano degli aspetti particolari del volto di Dio, che è Padre, che è amore, tenerezza, misericordia. Nomi che talvolta potremmo persino far coincidere con i nomi del Dio di tante altre espressioni religiose, ma qui c'è una particolarità che non possiamo dimenticare. Non siamo noi a dare il nome a Dio. È una convinzione profonda ritenere che il nostro Dio ha voluto anzitutto rivelarsi a noi, dicendoci il suo nome, educandoci in modo progressivo, gradualmente, alla ricchezza straordinaria della sua identità, a quella pienezza di verità, tutta la verità che Gesù di Nazareth ha incarnato e lo Spirito poi ha confermato. Dio si era mosso anzitutto entrando in relazione con Abramo, come il Dio creatore del cielo e della terra, e un giorno, sin quando un giorno, stando nel deserto, lo intravede accogliendo tre personaggi nella sua tenda. E poi toccherà a Mosè, che sentendone la presenza in un roveto che bruciava senza consumarsi, osa domandare: «Ma qual è il tuo nome?» Un Dio che non si contiene e da subito ama passeggiare con noi alla brezza della sera nel giardino della creazione. Un Dio che non sopporta le distanze, ma ci viene a cercare, ci desidera, vuole esserci accanto. Ama stupirci se guardiamo un cielo stellato, provocando in noi domande, attese, ricerca senza fine, come ci attesta la preghiera dei Salmi, infiammando la voce dei profeti, scuotendoci dal nostro torpore con la vita e con la forza dei santi testimoni. Alla scuola di un rabbino famoso era arrivato un giorno un giovane ebreo e mentre quello continuava a parlare di Dio, gli disse a bruciapelo, come annoiato dalla verbosità retorica del suo dire: «Ma di quale Dio stai parlando? Raccontacene un altro». Ecco, certe controtestimonianze che noi diamo di Dio, certe disquisizioni retoriche a suo riguardo, sembrano più facilmente dei teoremi, delle parole senza anima, che non danno alcuna emozione, che non introducono la sua bellezza, quasi ad un profumo che ne segnala la presenza. Rischiamo di confermare al mondo che facciamo proprio fatica a credere a Dio, appesantiti anche dalle tante cose che facciamo in suo nome, senza entusiasmo, senza gusto, senza amore. Avendo smarrito il cuore della sua identità, ci nascondiamo dietro espressioni che il mondo dei compromessi e dei facili appiattimenti ci ha abituati a ripetere. Non crediamo tutti nello stesso Dio? E dove sta la differenza tra il nostro Dio e quello delle altre religioni? Senza tradire il dialogo interreligioso e il valore della diversità delle religioni, per i discepoli del Signore, anzitutto Gesù di Nazareth, che ha rivelato pienamente il nome di Dio. È Lui che ce lo ha rivelato, al punto che se in Lui fissiamo lo sguardo, allora i tratti del suo volto trovano compimento. Perché chi ha visto me ha visto il Padre, e avendo ricevuto anche noi il dono da parte dello Spirito di poter invocare Dio col nome di Abba, Padre, Bambino mio, perché tu, o Padre, sei in me e io sono in te, e siano anch'essi uno in noi, affinché il mondo creda che proprio tu mi hai mandato». Ma anche Gesù sembra inarrestabile nel suo dire.
in quell'ultima sera durante la cena coi suoi amici, poco prima di morire, come provando per loro una tenerezza, una premura senza confini, giungendo a dire proprio in quelle ultime ore, prima di morire, molte cose ho ancora da dirvi. Era già certo che lo Spirito Santo, dopo la sua morte e la sua resurrezione, ci avrebbe regalato altre emozioni, altri accenti, altre sfumature di Dio e del suo modo di amare, del suo cuore. Noi infatti non facciamo memoria di un Dio statico e irrigidito dentro le nostre liturgie. Il nostro Dio non ha nulla da spartire con gli idoli, che come dice il Salmo sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo, hanno bocca e non parlano. La pienezza del nome di Dio attende ad essere riempita da un coinvolgimento da parte nostra, da una nostra santa compromissione nei confronti di Dio. Guidati dallo Spirito, i santi di ogni tempo non hanno solo confermato il Vangelo, ma l'hanno declinato, spiegandolo così come lo Spirito dava loro di esprimersi. La verità di Dio e la ricchezza del suo nome non sta sotto il simbolo di una bandiera, di un'appartenenza dialettica. Noi e voi. Proprio questo ha generato guerre nel nome di Dio, diffondendo dolore, diffondendo morte. Gesù non ha mai imposto il nome di Dio con arroganza e presunzione, semplicemente l'ha proposto sempre con le armi della tenerezza e dell'amore. Ecco, se solo facessimo silenzio, ancora potremmo dire persino la sua voce, il sussurro dello Spirito di verità che sempre ce lo fa ripetere, diffondendolo nel nostro mondo senza posa, aiutandoci a ripetere chi è Gesù. Come il vento che spira dove vuole e di lui non sai da dove viene e dove va. Lasciamo correre lo Spirito di Gesù nel mondo. Che sia una buona domenica per tutti.